Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 6 febbraio 2018. Questa è la terza edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Dell'Utri resta in carcere, i giudici hanno detto è stato latitante, se libero potrebbe fuggire. Patologie non in stato avanzata. Ancora una volta il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai legali del fondatore di Forza Italia e nelle motivazioni i magistrati spiegano la sua posizione giuridica non è in alcun modo rassicurante. Allarmante appare la pregressa latitanza in Libano avvenuta nel 2014, nonostante l'età, la patologia cardiaca e le altre affezioni già all'epoca presenti. Terremoto a Taiwan, crollato un hotel e persone intrappolate sotto le macerie. Il sisma di magnitudo 6.4 ha colpito a 21 km a nord-est di Hualien, secondo l'Istituto Geologico statunitense, provocando il crollo di un albergo. Secondo il governo ci sono 30 persone sotto le macerie. Bolzano, blitz di Casabound in ospedale contro i senza tetto. Qui solo pazienti, dicono, e il candidato di Fratelli d'Italia alla Camera esulta. I militanti del gruppo di estrema destra hanno attaccato volantini a muri e lettini, testimoniando il tutto con una diretta Facebook, dove ricevono la solidarietà di Marco Galateo, aspirante deputato di Fratelli d'Italia. Queste azioni meritano sostegno e massimo rispetto, ha detto. L'irruzione arriva dopo le denunce di alcuni cittadini riguardo ad alcune situazioni di disagio per i clochard che dormivano sui lettini e sedie. L'azienda ospedaliera ha detto che Caccialdi non sarebbe stato un gesto di civiltà e non risolverebbe proprio nulla. Castelfrigo, lavoratori bloccano i camion, CGIL dice assunti, altre 25 che non hanno scioperato, vendetta verso chi protesta. L'ultimo smacco ai lavoratori è arrivato ieri all'alba con la notizia dell'assunzione di 25 nuovi lavoratori non scelti tra quelli licenziati e in presidio da 3 mesi. Ed subito è scattata la controffensiva, blocco dei camion in entrata e in uscita dalla fabbrica. La tensione continua a salire a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, di dove ha sede la Castelfrigo, azienda di lavorazione della carne. De Luca dice: stampa libera, quando un giornalista può esercitare funzioni critiche in autonomia, poi respingere domande sulla candidatura del figlio. Insomma, la stampa è libera, dice innanzitutto, quando c'è un lavoro garantito e stabile, quando un giornalista non è ricattabile, può esercitare la propria funzione critica in piena autonomia. E questa legge serve proprio a garantire tutto ciò. Sappiamo che il mondo dell'informazione è intrecciato con il mondo della politica a livello nazionale. In Italia si fa fatica a trovare editori puri e questo limita l'autonomia delle funzioni della stampa. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.